Ciao ragazze, eccoci in un nuovo video haul Tiger. Sono stata da Tiger e ho comprato un sacco di cose natalizie. Penso che in questo haul sì, ho comprato soltanto cose natalizie. E quindi ora ve le mostro. Scusate, anche nel video precedente avevo questo sfondo orribile, ma non ho avuto il tempo di, insomma, sistemare uno sfondo ad hoc. Magari negli altri video lo farò. Comunque, farò questo video come al solito velocemente perché devo fare altre cose con i like. E dai, oggi mi sentivo molto natalizia perché ho comprato tutte cose natalizie da Tiger nella nuova collezione di novembre, che praticamente è dedicata completamente al Natale. Io ho messo anche questo maglione natalizio che ce l'ho da un sacco di tempo, non mi ricordo il marchio perché io taglio sempre le etichette, mi danno fastidio, però insomma, se non mi sbaglio, era di H&M, boh, di Zaful, Zara, boh, non lo so. Comunque, ce l'ho da parecchi anni, lo metto tipo sempre questo periodo prenatalizio. Ok, iniziamo. Dovete sapere che io odio maglioni a collo alto, infatti non so quanto riuscirò a stare con questo maglione. Ora mi sono ricordata perché non lo metto quasi mai, lo metto tipo solo nei video che subito poi lo tolgo perché mi dà un po' fastidio il collo. Prima di tutto questo ve lo mostro, ma è dell'anno scorso, praticamente non l'ho utilizzato l'anno scorso perché avevo ancora dei rotoli vecchi di carta regalo e ho visto quando sono andata da Tiger che ci sono ancora, meno male, le stesse carte da regalo e c'era anche questa che ho preso l'anno scorso, quindi ve la mostro perché se vi piace la trovate ancora, c'è sia questi che sempre questo, insomma, carta, sempre questo rollo della carta, però con le caramelle che avevo preso tipo 2-3 anni fa. Invece poi questo è con i Babbi Natale, molto natalizia, carina, semplice, nulla. Penso che quest'anno la utilizzerò finalmente. L'anno scorso ho utilizzato ancora quella con le caramelle di 2 anni fa. Invece con le cosine che ho preso quest'anno, tra l'altro anche la busta che avete visto nell'anteprima, l'ho presa perché non avevo buste con me, io sempre ho buste, salto non ce l'avevo, però alla fine c'erano un sacco di buste regalo che costavano 50 centesimi, 1 euro, non ricordo, più piccole, più grandi, veramente carinissime, anche tutte rosse semplici oppure solo con l'albero. Io ho preso questa, insomma, mi fa molto ridere, molto simpatica, che comunque la utilizzerò per fare qualche regalo a qualcuno perché mi piace molto. Comunque la metterò sotto l'albero perché mi fa molta simpatia. E vi faccio vedere le cosine che ho preso da Tiger. Prima ho detto bene, boh, perché spesso, perché vado sempre da Primark, dico video haul Primark, invece in realtà è Tiger. Prime cosine che ho preso da Tiger sono questi tovaglioli. Ci sono un sacco di tovaglioli natalizi super carini da Tiger, anche più piccini. Io ho preso questi, guardate quanto sono carini, rosso scuro, ecco qui, e con tutte le case, gli alberelli, vedete, sono molto carini questi tovaglioli e hanno questa particolarità qui al lato, anche qui, ok. Molto carino comunque questi tovaglioli. Poi c'erano questi che praticamente sono solo 10 pezzi, costano come questi, non mi ricordo se 50 centesimi o 1 euro. Questi invece ne sono 20, questi ne sono 10, molto più eleganti, diciamo. E sono bordeaux con la scritta dorata Merry Christmas, Buon Natale. Ta-da! Fatemi sapere quale mi piace fra i due. Di due la metà mi piacciono di più questi, molto classici. Cioè questi li vedo proprio da cena di Natale, elegante. Invece questi li vedo tipo per merenda, colazione, più simpatici e sbarazzini. Adesivi natalizi. Ancora non so dove li metto questi adesivi, se li attacco all'agenda oppure per casa. Boh. Comunque li ho presi. C'erano un sacco di adesivi natalizi carinissimi da Tiger. Questi sono quelli un po' bombati, vedete? Però sono troppo carini. Molti poi sono rosa, quindi non potevo non prenderli. Ah, pensavo che era un altro adesivo, no, ho preso solo uno. Questo invece è un biglietto regalo con la stessa fantasia della busta. Regalo, non mi piaceva, quindi ho preso anche il bigliettino con la busta. Penso che questa la scriverò a Lilai. Scrivo una bella lettera io e David a Lilai per inaugurarle Buon Natale, il suo primo Natale con noi. È venuto così, perciò l'ho voluta prendere. Eccola qui, sarà un bel ricordo. Poi erano da Tiger come novità, non so se c'erano anche l'anno scorso, tante cose DIY, cioè tante cose da fare in casa, tipo addobbi, palline, varie cose da costruire in casa, disegnare, colorare. Allora ho preso queste due cose qui. Questa è una decorazione DIY, cioè praticamente un alberello su cui attaccare stelline, pompon, molto carino. Insomma, è una decorazione fa da te, questo è per un alberello di Natale. Non so poi se si può attaccare all'albero di Natale oppure ai vetri, boh, non lo so. Comunque
Comunque ho preso quelli tipo da 1 euro, quelli più semplici e insomma veloci da fare. Magari li vorrei fare insieme all'Irai, anche se lei è troppo piccola. Però c'erano anche cose molto più grandi, tipo alberi di Natale giganti, di ceramica che si potevano dipingere, insomma un sacco di cosine da regalare ai bimbi simpatiche. E poi ho preso questo invece che sempre è una decorazione fai da te, però è fatta in legno e vedete con l'alberello, la casetta, il Babbo Natale, le caramelline e sono tutte in legno, si attaccano e praticamente escono anche i colori e il pennello per pitturarle e colorarle. Carine. Queste, come dicevo, sono quelle proprio l'edizione basic. Poi c'erano tutte altre che costavano un po' in più, però erano giganti, belle. Però visto che non so se avevo il tempo, insomma, non so nemmeno se posso farlo con i like, quindi le ho prese così come esperimento, diciamo. Poi invece hanno una motivazione molto valida. Io che cerco di dare una motivazione a tutte le cose stupide che ho comprato da Tiger. Però questa sì, sono praticamente coloranti. Per la casetta di panni zenzero, perché da Primark, se ricordo, se, non so se vi ricordate, se avete visto il video, ho comprato la casetta di panni zenzero, però all'interno non c'erano i coloranti per colorare la casetta, quindi li ho presi da Tiger. Ci sono verdi, bianchi e rossi, costavano, se non mi sbaglio, 3 euro, 1 euro ciascuno. Molto carini. Una decorazione molto carina in ceramica, devo dire. Ho preso una misura più piccola, poi c'era anche più grande, voglio metterla tipo nel salone, ora vedo. Carinissima, ragazzi, un alberello, semplicissimo, un pino, molto semplice, che mi piaceva, insomma, come soprammobile. Vedete, carinissimo, molto piccolo, più piccolo della mia mano, la mia mano è piccola, però c'era anche quello più grande, mi piaceva. Molto semplice, ecco, come me. Niente, che sono delle pantofoline calzino molto carine che non vanno né a me né all'Irai, quindi ancora non ho capito perché le ho prese, va bene. Comunque sì, sono tipo pantofole antiscivolo, però sono un po', vabbè, magari tra qualche anno le do all'Irai, però sono piccoline, magari le posso usare io come guantini. Tra 5-6 anni penso che le vanno, guardate quanto sono grandi. Oh, una cavolata la dovevo prendere, mi sono brogliata, sono confusa con le taglie, vabbè, presa inutile, però sono veramente carini, penso che vanno a me, secondo me vanno. Poi un'altra cavolata, ragazze, gli orecchini di Natale. Guardate quanto sono carini, però sono troppo belli, c'erano anche quelli pendagli, cerchi, le cose molto particolari, però questi erano troppo carini, li indosserò a Natale, vedrete, avrò il coraggio di indossarli a Natale, perché sono simpatici, fini, secondo me. Guardate, ci sono i Babbo Natali, i fiocchetti, le campanelle e le caramelline. I miei preferiti sono le caramelline e i Babbi Natale, quindi perché anche sono quelle più natalizie, secondo me, come orecchini. Gli altri non so se li metterò. Però a Natale metterò Babbo Natale e le caramelle, ve lo giuro. Mi prenderanno per pazza, ma voglio indossarli. Infine ho preso delle cose, insomma, da mangiare, come al solito. Allora, ho preso questi, che prendo sempre, le palle natalizie, come dice David. E quando facciamo l'albero sempre le mettiamo. Sono, insomma, i doni natalizi a forma di pallina. E fanno riflesso perché c'è la plastica, però sono carini perché ci sono alcune verdi, alcune rosse e alcune rosa. Sono delle palline. Poi ho preso anche questi, che praticamente sono dei doni natalizi, però a forma di Babbo Natale e Mamma Natale. Costano 1 o 2 euro, non mi ricordo. E poi ci sono anche i soldini, ho preso, non ci facciamo mancare nulla quest'anno. E guardate quanto sono carini, tutti con i Babbi Natale, i regalini, insomma, pupazzo di neve, eccetera. Però un po' di roba di cioccolata, aiuto. Comunque, quest'anno devo dire che c'erano un sacco di cose carine da Tiger, soprattutto soprammobili, tipo quell'alberello bello, poi c'era un albero più grande e poi un sacco di cose carine per gadget, per fare regali e poi un sacco di giochi sfiziosi per i bimbi, secondo me, tutte queste decorazioni fai da te, da colorare, da assemblare, molto carine, quindi insomma mi è piaciuto questa collezione natalizia, ho preso qualcosina, insomma. A parte quei calzini, però non ho capito il senso di quei calzini, però dai. Ci sono tante cose carine, insomma, se amate il Natale, se comunque volete delle decorazioni particolari, soprattutto quelle fai da te, vi consiglio, insomma, di andare uno sguardo, comunque per respirare l'area natalizia giocosa da Tiger, è molto carino da andarci. A te
Attenzione però a non comprare cavolate, tante cavolate come ho fatto io. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci rivediamo al prossimo video, il natalizio. Vediamo, vediamo, mi sa dove andrò quest'anno. Già sono andata da IKEA, Primark, e basta. Vi lascio giù nell'info box se volete altri video natalizio. E ci rivediamo quindi al prossimo video, il natalizio, un prossimo vlog, un prossimo video, non so. Spero che vi sia piaciuto il video, Dio si vede pure da me. E io vi mando un bacio grande. Ciao!